la mia colonia di formiche esotiche Tetraponera rufonigra. Estremamente voraci, queste formiche sono diventate le preferite per molti. Era da tempo che non portavo un aggiornamento su questa specie, che negli ultimi mesi mi ha dato parecchio da fare. Escrementi. Merda ovunque. Su tutte le pareti. E chi deve pulire? Io, ovviamente. E da quando le ho salvate dal tracollo del nido in legno, sono aumentate al punto da doverlo fare quasi quotidianamente. Per pulire, uso semplicemente un pezzo di carta assorbente bagnata con acqua che passo con insistenza sulle pareti. Uso delle pinzette per evitare di farmi pungere e ovviamente non mi lasciano tregua. Dopo pochi secondi i miei movimenti attirano alcune operaie e quindi sono costretto a cambiare punto, ripetendo l'operazione finché non è tutto pulito. Questa regina mi sta dando parecchie soddisfazioni. È davvero gonfia, in forma, fisiogastrica, pronta per una nuova deposizione che chiaramente farà aumentare ulteriormente il numero delle operaie. Sono passati quasi 5 anni da quando ho iniziato a prendermi cura di questa colonia e la cosa interessante è che la regina è l'unico membro che può vantare questa età. Tutte le operaie degli anni passati sono morte. Ma come fa la formica regina a vivere più a lungo delle operaie? Detta in soldoni e senza entrare in concetti più complessi, la colpa è di una proteina presente nella formica regina che sopprime l'insulina e rallenta l'invecchiamento. Il potenziale della scoperta è sicuramente sorprendente e ulteriori studi potrebbero fornire indizi sui meccanismi di invecchiamento di tantissime altre specie. Oppure qualcuno potrebbe scoprire la ricetta dell'elisir di lunga vita studiando le formiche. Nel corso dei mesi la colonia è aumentata di numero e quindi l'ho dovuta trasferire in un nido più grande. La routine quotidiana non è cambiata molto e per mantenere questo ritmo di crescita le nutro tutti i giorni. Utilizzo un cavetto riscaldante e le tengo ad una temperatura che nell'arco della giornata oscilla tra i 23 e i 28 gradi. Umidifico giornalmente arena e nido. Prima di fornir loro un nido più grande, hanno tentato di colonizzare il pezzo di legno che avevo posto in arena come decorazione. Sono formiche arboricole ed ho assistito a più tentativi di scavo. Per un periodo avevano addirittura trasferito anche la regina dentro ad una delle gallerie scavate. È passato appena un mese ed il nido è pieno. Sono presenti tutti gli stadi giovanili e un sacco di operai esplorano l'arena. La colonia supera ampiamente i 200 esemplari. Sono convinto che contando anche larve e pupe si possa tranquillamente arrivare a 300-350. Ho dovuto fornire anche loro un'arena presentabile per Entomodena, visto che ormai la vecchia era ridotta ad un letamaio ed il loro incessante esplorare aveva reso inefficace lo strato di antifuga. Tetraponera rufonigra è una delle poche specie che, oltre ad utilizzare la serie di segnali chimici, i feromoni, si avvale anche di una discreta vista per muoversi nell'ambiente in cui vivono. La regina è alle prese con periodi ravvicinati di deposizione e il risultato lo potete vedere. Non si vede nemmeno il fondo delle camere del formicaio da tanto che sono ricoperte di prole. Le formiche camminano letteralmente su un tappeto di uova e larve. Quando ho posizionato il nuovo formicaio in arena, le operaie hanno spostato la prole e la quantità è davvero impressionante. Osservando le larve nel nido, viene quasi spontaneo chiedersi come facciano le operaie a non dimenticarne nemmeno una. Tutte vengono nutrite e accudite e nessuno viene lasciato indietro. Come fanno a sapere che tutta la prole ha ricevuto le cure necessarie? Grazie ai feromoni, ovviamente. Il numero delle operaie è aumentato e quindi anche prendersi cura delle nuove generazioni è diventato più semplice per la colonia. Alcune delle uova vengono appese al vetro, probabilmente per non perderle. Avete notato che le uova e le pupe vengono tenute insieme, mentre la maggior parte delle larve viene tenuta in camere diverse da quelle dove sono stivate le pupe?
Ipotizzo che la divisione in questo modo sia dettata prevalentemente dalla necessità dei diversi stadi della prole. Le larve hanno bisogno di maggiori attenzioni e soprattutto hanno bisogno di essere nutrite, al contrario di pupe e uova, dove le cure si limitano allo spostamento nel punto più adatto del nido, probabilmente nel punto dove umidità e temperatura sono più favorevoli per la fase finale di sviluppo. Tutta la prole, quindi tutti gli stadi, vengono sottoposti a pulizia regolare. Le formiche leccano la prole perché hanno nella loro saliva una sostanza antibatterica, che cospargono appunto sulla prole per evitare attacchi batterici e fungini. Alcune specie, oltre al trattamento antibatterico, sono solite cospargere un veleno prodotto dalle loro ghiandole velenifere, per rendere la prole poco o per nulla appetibile ad eventuali parassiti o predatori. Per quanto riguarda l'alimentazione, questa è una di quelle specie che non ne ha mai abbastanza. Attualmente fornisco loro una dubbia adulta o due lateralis ogni giorno. Ogni tanto alterno con qualche tenebrio molitor e sporadicamente piccoli pezzi di carne macinata o pollo, che di solito non gradiscono, però io ci provo lo stesso. Con la mole di larve che devono nutrire, ho visto che qualche operaia riporta al nido minuscoli pezzi di carne, ma la reazione che si sviluppa alla presenza di una preda viva è tutt'altra cosa. Quei piccoli esserini che vedete gironzolare in arena sono degli psocotteri, dei piccoli insetti commensali che si nutrono degli avanzi che lasciano le formiche. Non sono dannosi per la colonia e aiutano a mantenere pulita l'arena, finché non diventano troppi. Non serve preoccuparsi troppo per questi ospiti, ma ovviamente vanno tenuti d'occhio. Nel gruppo Facebook viene ripetuto spesso che alle formiche vanno forniti insetti preferibilmente abbattuti da poco, ma con questa specie si fa eccezione. Infatti, Tetraponera rufonigra è una specie con forti istinti predatori e una discreta vista. È abbastanza selettiva con l'alimentazione. La preda deve muoversi oppure si rischia che non venga proprio presa in considerazione. Questo a volte comporta che alcune operaie possano ferirsi. Come potete vedere, questa operaia è stata morsa ad una zampa dalla blatta che ancora si muove. Il ritrovamento di una preda viva è un messaggio che si propaga molto velocemente in tutta la colonia e subito dopo si può assistere ad uno stato di frenesia alimentare. Le operaie in breve tempo si organizzano per sopraffare il malcapitato insetto. E se non bastasse la puntura velenosa di questa specie, ci penseranno i numeri e le dimensioni delle operaie a fare in modo che dell'insetto da pasto resti ben poco. Ai veri nerd delle formiche, lascio il link di questo video nascosto della predazione completa. Il video è senza tagli e senza commenti, accompagnato solo da un po' di musica. Nonostante si tratti di una specie di formiche cacciatrici, una discreta fonte di carboidrati non deve mai venire a mancare e, come sempre, la fornisco in un tappino che contiene acqua e zucchero, acqua e miele diluito o sciroppo di zucchero invertito. La colonia è estremamente attiva e non ha bisogno della diapausa invernale, quindi è una delle poche colonie a mia disposizione che resterà attiva per tutta la stagione, consentendomi di portare altri interessanti aggiornamenti su di loro. Fattore importante per le formiche esotiche della fascia climatica tropicale e subtropicale è il gradiente di umidità, che devo assicurarmi di tenere abbastanza alto. Un aspetto interessante di queste formiche è che raramente ricorrono alla trofallassi per nutrirsi tra loro. Preferiscono spezzettare la preda o, per quanto riguarda i carboidrati in forma liquida, utilizzare detriti per il trasporto e il consumo da parte della colonia. Dopo essersi nutrite degli alimenti zuccherini, il tappo viene smerdato e riempito di rifiuti. Bah.
Una volta terminata la caccia, la preda viene smembrata e portata all'interno del nido, in piccoli pezzi, in modo che larve e regina possano cibarsene in tutta tranquillità. L'attività all'interno del nido aumenta visibilmente e tutta la colonia viene coinvolta nel pasto. Per qualche strano motivo, questa operaia è alle prese con il bullone, ma la vera sorpresa che ho notato solo mentre giravo il video è questo piccolo foro vicino al vetro. Dopotutto si tratta pur sempre di una specie arboricola, anche se a volte me ne dimentico. In natura scaverebbe nel legno, qui invece ha scavato un passaggio nel gas beton. Se il video ti è piaciuto, lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda, scrivimi qui nei commenti o iscriviti al nostro gruppo Facebook. Grazie per la visione e al prossimo video.